L'attacco più pesante che ho ricevuto da un hater è stato proprio in questi giorni, dopo aver fatto uscire il mio video. E quello che mia moglie ha ricevuto nel suo profilo privato era un messaggio di un ragazzino molto giovane che le aveva scritto: "Sto godendo sulla tomba di tuo figlio morto". Ciao a tutti, sono Danny Lazzarin e questa è la mia intervista per Fanpage. La prima volta che ho visto YouTube è stata nel mio ufficio mentre navigavo su internet e sono approdato in questa piattaforma. Era una cosa molto nuova, molto particolare perché si passava da un programma curato come quello della TV ad un qualcosa di assolutamente amatoriale. L'aria che si respirava su YouTube all'epoca era un'aria spensierata, un'aria sì senza regole, ma un'aria di rispetto. C'era grande rispetto da parte di chi caricava i video, erano per lo più video genuini, video che portavano lo spettatore a ridere. Adesso è cambiato invece tutto. Prima di caricare un contenuto viene vagliato, rivisto, montato, studiato, non solo nel post-produzione ma anche nel pre. Viene scelto un set, vengono gestite le luci, le camere, è totalmente diverso. È aumentata la professionalità, è aumentato il costo di gestione di un canale ed è diventata una vera e propria professione. Il primo video che ho caricato su YouTube fu un allenamento fatto in una palestra pubblica, tra l'altro, non c'erano neanche ancora le norme sulla privacy che ci sono adesso. All'inizio anch'io ho avuto un avvicinamento alla piattaforma molto leggero. Mi sono dovuto adeguare, ho anch'io cominciato a studiare la parte video, dall'attrezzatura al set, e ho investito i miei soldi per alzare la qualità. Sentivo la necessità di portare qualcosa di più agli spettatori. La vita del creator è soggetta senza ombra di dubbio al giudizio di tutti. Una delle prime cose a cui un creator deve pensare quando decide di mettersi in gioco e quindi mostrare anche la sua vulnerabilità è quella di capire fin da subito fino a che punto è disposto ad esporsi. E di conseguenza dobbiamo anche accettare e saper accettare la risposta del pubblico, e non sempre la risposta è positiva. Molte volte ragazzi giovani non riescono ad affrontare questo e dopo tanti no, dopo tante critiche si avviliscono, si abbattono. Io ho deciso di marcare questa linea in modo profondo per non portare fatti della mia vita privata. Ho capito che non tutto può essere portato nei social, ma non solo perché il giudizio altrui può essere una minaccia per noi, ma perché semplicemente certe cose che fanno parte della vita è bene viverle in prima persona. Mi sono reso conto che portando tutto attraverso uno schermo rischiavo di diventare uno spettatore della mia vita. L'ultimo video che ho caricato è un video totalmente diverso, un video che in realtà non ho avuto il coraggio di riguardare. Quello che è successo è che io e mia moglie abbiamo perso un bambino circa 9 mesi fa durante un'intervista fatta con un altro creator. Alla domanda "Perché non hai figli?", un momento di forte emotività mi ha preso. Mi sono allontanato dal set, ho chiesto scusa e dopo qualche minuto sono riuscito a rientrare e a continuare la nostra performance. L'errore non stava nella domanda, perché ovviamente chi mi poneva quel tipo di quesito non poteva sapere cosa si celasse dietro. Quello che però non avrei immaginato è che quella notizia che avevo raccontato con discrezione e con grande emotività era stata venduta a 350 like. Venduta in un modo becero, un'asta di gossip. A 250, no, 350 vi dico qualcosa di piccante. Questo genere di notizie io credo che debbano sempre rimanere nell'intimo di chi le ha vissute, perché il dolore, fino a prova contraria, è solo di chi lo sta vivendo. Quello che però mi era stato fatto era uno sgambetto molto, molto, molto duro. Avevano alluso in modo goliardico, ridendo, scherzando sul fatto che io fossi crollato durante un set e che fossi scoppiato in lacrime. Mentre veniva raccontato questo episodio, chi lo raccontava rideva e chiedeva a gran voce più like e più offerte. Una volta raggiunto le offerte, non ha, come avrei sperato, raccontato quello che mi era successo, ma ha cominciato a far galoppare la fantasia degli spettatori, alludendo a tradimenti, alludendo a chissà cos'altro. Mia moglie non era a conoscenza di quello che era successo quel giorno durante il set, perché lei era appena tornata dall'ospedale dopo una emorragia interna molto grave che l'aveva obbligata a letto. Quando hanno cominciato a scriverle in privato, tutte le persone che hanno assistito alla live hanno cominciato a chiederle cosa io avessi fatto, con chi fossi andato, e ricordo ancora quel giorno che sono tornato e la trovo in lacrime sul telefono, e quando si gira mi guarda, mi chiede cosa avessi combinato, cosa era successo. Le dissi quello che era successo senza imbarazzo, senza vergogna, e lì non mi commuovo perché è una cosa bella, eh.
E lì si è mostrata per la donna che ha subito capito e non ha messo in discussione nulla, mi ha abbracciato e mi ha detto che era fiera di me. Dopo 3 giorni passato nella solitudine, ho deciso in piena notte, non dormendo, di andare in studio e registrare quel video. L'ho registrato di getto, l'ho montato in velocità, mi vergognavo persino di farlo montare allo staff e l'ho caricato. Ho deciso di portare a tutti questo genere di vergognoso e macabro gioco dove i sentimenti e il dolore vengono venduti in cambio di offerte e like. Faccio questo da tanti anni e quando ho caricato quel video sapevo che mi sarei esposto ulteriormente con la speranza di sensibilizzare gli spettatori, perché ho chiesto espressamente di chiudere questo mondo di terrore, ho chiesto di non seguire chi porta questo genere di hating e di odio, ho chiesto di segnalare ogni sopruso che possiamo subire. E la cosa che mi fa arrabbiare è che purtroppo succede tutti i giorni, ma le altre persone magari non hanno una cassa di risonanza grande e forte come la mia. Sono stato contattato subito da altri creator che avevano subito lo stesso tipo di trattamento. Alcuni di questi sono finiti in terapia, altri hanno fallito, hanno chiuso l'attività, hanno venduto il canale e non sono riusciti a superare questo momento difficile che insinua nella mente di chi vive questo dolore mostri terribili e quasi imbattibili. Io credo che sia arrivato il momento di mettere una sorta di regola. Bisogna cominciare a capire e a scindere fino a quanto ci si possa spingere, perché la satira non è sempre una giustificazione, la satira non è sempre uno scudo da poter usare quando abbiamo fatto soffrire qualcuno. Gli hater non sono altro che ragazzi come noi, ragazzi che vanno a scuola, ragazzi che hanno una fidanzata, un fidanzato, ragazzi che lavorano, padri di famiglia o madri. Sono solo persone che non hanno capito quanto sia forte la loro arma. Quello che per loro è un semplice messaggio che gli permetta anche di sfogarsi dopo una brutta giornata di lavoro, per qualcun altro potrebbe essere un proiettile. Io credo che nessun hater odi davvero. Io ho conosciuto alcuni hater che si accanivano in modo molto duro su di me e una volta portati a casa, in casa mia, si sono aperti a loro volta e mi hanno chiesto scusa. Mi hanno chiesto anche scusa in lacrime. L'attacco più pesante che ho ricevuto da un hater è stato proprio in questi giorni, dopo aver fatto uscire il mio video. E quello che mia moglie ha ricevuto nel suo profilo privato era un messaggio di un ragazzino molto giovane che le aveva scritto: sto godendo sulla tomba di tuo figlio morto. Acqua, acqua. Quello che mi aspetto dopo l'uscita del mio video è che non solo i creator meno puliti, ma anche gli spettatori stessi possano capire quanto in realtà le persone che stanno guardando dall'altra parte dello schermo siano vive e sono vulnerabili come loro. Io quello che spero è che si riesca a trovare una coscienza che permetta ad ognuno di noi di imporci un limite che purtroppo non abbiamo più, perché il web è riuscito a distaccare quell'empatia e quella sensibilità che abbiamo sempre avuto nella vita vera. Dobbiamo capire che esiste un limite e la nostra libertà finisce nel momento stesso in cui noi invadiamo quella di un altro.